Ieri pomeriggio il caffè letterario di Via Diaz si è trasformato in una passerella di moda grazie alla collaborazione tra le titolari del caffè ed intrecci preziosi, negozio di filati, maglierie e accessori in Via Maggiore, un piccolo tempio del fatto a mano, con stile ed eleganza. E così la sfilata moda maglia al caffè di Via Diaz ieri è stata ricca di suggestioni e idee per vivere l'autunno e i mesi invernali coccolandosi con stile. Tante persone associano il gomitolo di lana al lavoro della nonna, mentre invece questo non è adesso, quindi vogliamo svecchiare un po' questo detto e far vedere che comunque con la lana e con i filati in generale si possono fare assolutamente delle cose estremamente moderne. Appunto, negli ultimi anni in tanti, soprattutto le giovani, si sono riavvicinate e la lana stessa è diventata appunto un elemento di bellezza. Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì, anche perché così si identificano, creano una loro identità, non sono tutte uguali queste ragazze nel vestire, hanno comunque una loro personalità. Senta, cosa vedremo quindi questa sera al caffè letterario? Vedremo abbigliamento, vedremo accessori, fatti con appunto con questi filati un po' particolari che fanno parte delle collezioni dell'autunno-inverno 2017-2018. Ci sono dei colori particolari? C'è qualcosa di particolare che appunto caratterizza l'autunno-inverno 2018? Ma diciamo che non c'è un colore nello specifico, la tendenza è verso il verde, però il colore in generale poi è bello, quindi... Il color senape è molto presente nella moda quest'anno, il giallo senape assolutamente, quindi si vedranno anche questi colori qua, sì. Oggi si vedranno delle ragazze molto giovani sfilare, però sono capi che possono assolutamente indossare anche le signore un pochino più mature, ma non intendo anziane, però la mamma magari di 30 anni o 35 anni che porta a scuola la bambina o va in ufficio o al lavoro, sono capi che assolutamente può indossare in qualsiasi momento della giornata.